Buongiorno e benvenuti sul mio canale, canale Cose di Tosca. Prima di iniziare questo lavoro vi voglio ringraziare per le nuove iscrizioni, grazie che state facendo crescere il canale, mi raccomando seguitemi perché facciamo un pochino di ogni cosa. Sapete bene che l'arte si esprime in mille modi e in questo periodo sto facendo delle cose un po' astratte, però di sicuro impatto e molto belle da vedersi. Sono consigliate queste tecniche anche per il rinnovo di mobili. Oggi vi voglio far vedere una cosa veramente interessante. Bene, lavoro con l'acrilico fluido o l'acrilico liquido, come meglio volete chiamarlo. Che cosa vuol dire? Che praticamente vado a farmi una parte di colore e due di vinaville, e questo sarà il nostro colore. Poi un'altra cosa che vi voglio dire è che una volta che avete finito il lavoro, se vi garba, lo lasciate essiccare, altrimenti lo cancellate tranquillamente senza nessun problema. Bene, allora andiamo a iniziare. La prima cosa che faccio, io sto lavorando ora su una tavola di laminato. Qualora voi non lavorate sulla tavola di laminato, fate in modo di smaltare, date una mano di smalto, perché questa è una tecnica che viene molto bene se abbiamo come superficie uno smalto. Ora cosa sto facendo? Sto praticamente bagnando un pochino il mio pezzo di laminato dove andremo a fare il nostro disegno. Andremo molto veloce, vi faccio vedere i vari passaggi, mano a mano, così ve li memorizzate perché ci vogliono, non potete saltarli. Quindi deve essere umido e ora andiamo a metterci il nostro colore. Metto un fondo di nero. Pulisco un po' d'acqua perché ho bagnato troppo, perché come vedete il colore si sta allargando, quindi deve essere deve, 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 la pennellata deve essere uniforme, né troppo secca e né troppo liquida. Questo ovviamente ve lo posso dire, però sarà poi la vostra esperienza. Bene, siamo arrivati a questo punto e adesso andiamo a farci un lavoretto veloce per dare un fondo. Allora, inizio con delle pennellate, sembrerebbero dei fiori, ma non lo sono, sono semplicemente sto facendo dei segni perché questi qui saranno poi uno sfondo. Soltanto per questo mi servono, no? Non per altro. E andate con i colori che volete, io sto adoperando questi qui, ma voi andate con i colori che volete. Mettiamo un po' di azzurro. E ora iniziamo il lavoro vero e proprio. Io sto lavorando con dei cartoncini, poi vedete voi con cosa volete lavorare, cioè ognuno di voi poi si troverà qualche cosa, c'è chi lavora con il legno, però io voglio lavorare con il cartoncino. Quindi praticamente vado a farmi dei mezzi cerchi. Ed ecco il primo giro. E ora andiamo a completarceli gli altri sopra. Iniziamo mezzo giro. Come vedete, vado dentro il giro che ho finito, gli vado dentro. È molto semplice.
Ed ecco, come vedete, sta avvenendo praticamente una specie di tappeto. Andate avanti quanto volete, e con la vostra calma e con i vostri colori e con tutto quello che vi garba di fare. Io vi sto insegnando semplicemente l'ABC di certe cose, poi è ovvio che dovete metterci del vostro. Vi piacciono le mie cose? Bene, allora continuate a guardarmi, canale Cose di Tosca, e alla prossima! Ciao ciao!